La cosa che mi colpì, il mio personaggio preferito era Ciccio. Mi ricordate che era una grossa oca che era il nostro, sì, nel 77 divenne un nostro mito, bisogna avere pazienza, perché c'è una cosa che lui è sotto una quercia e lui dice mai più lavoreremo finché vivrò. E ogni tanto però ci sono delle cose che scappano, infatti c'è una cosa che io feci notare, poi mi ero proprio Claudio Bigio, che in una cosa di Nonna Papera, Nonna Papera porta in tavola un tacchino. Di cannibalismo, gli è scappato, gli scappò, questo fu uno scherzo di questi qui a Bayer, è una cosa terribile, cioè da mangiare, arriva questo tacchino del giorno del ringraziamento e fu subito censurato, però non credo che lui abbia la tavola, ragazzi, c'è il tacchino. Un altro animale con comportamento umano, vabbè, ce ne sono tanti, per il bianconiglio di Alice, no? Che non c'ho tempo, che è un professore con gli occhiali, per alcuni è Lewis Carroll, è lui che non c'ho tempo. Due animali protagonisti con comportamento umano ma con forma animale. Allora, tutti ad esempio gli animali dei delitti bestiali della Highsmith, se li avete letti, che restano animali però commettono delitti, si comportano, pensano, parlano come uomini, o gli animali della Carrington, o il topo di Russell Becker, che è un bellissimo, ve lo consiglio se si trova ancora. Tre animali protagonisti con comportamento caricaturale animale, e qui è Pluto, cioè cane come Pippo sceglie la zoantropia, cioè si veste da uomo, Pluto rimane cane dai cartoon, ma sempre cane. E la sanzione è Pippo in una casa, Pluto in una cuccia. Quattro animali protagonisti con comportamento misto. Allora, c'è un libro che forse qualcuno conosce, ve lo consiglio, è La Gattomachia di Lope de Vega, che è un meraviglioso libro di versi, di poesie, dove ci sono dei gatti che parlano, cantano, si corteggiano, è una storia d'amore bellissima tra Marramachis e Zappachilla, e finisce anche un po' un Giulietta Romeo, finisce tragicamente, mi sembra. Però abitano nei tetti, non nelle case, quando litigano parlano come i duellanti, come due hidalgos, però mantengono tutta la loro gattità. E anche nel libro della giungla Balù, Bagheera, Ka hanno saggezza umana ma pulsioni animali. Shere Khan è una vera tigre, Bagheera è una vera pantera, Balù è un vero orso, però in qualche modo poi parlano, ragionano tramite Kipling. 5. Animali con comportamento animale puro, perché ci sono anche quelli, Zana Bianca, Rintintin e Moby Dick, sono animali a tutti gli effetti, carichi di simboli. 6. Antropozoi senza trasformazione con comportamento visto. La scimmia di Kafka e il cane di Bulgakov. Andate già che sono. 7. Uomini con trasformazione e comportamento animale. Il lupo mannaro. È un uomo, poi diventa un animale e può rientrare. Però questo è un movimento quasi sempre dannato. Cioè nell'immaginazione ci si può trasformare e ci può essere un ritorno, oppure ci può non essere, Jekyll e Hyde, cioè alla fine non riesci più a ritornare, se tu entri nel mondo delle pulsioni non è detto che rientri, mentre invece mi sembra, io il lupo mannaro nei vecchi racconti quasi sempre viene sanzionato, veniamo uccisi, invece adesso ci sono alla televisione, ditemi voi se sbaglio, dei lupi manari fighissimi, che sono dei teenager americani, che poi rientrano e diventano eleganti, come i vampiri di adesso, che sono dei fighetti insopportabili.